siamo agli European Job Days, la giornata sul lavoro organizzata a Bruxelles da Eures, il portale dell'Unione Europea che aiuta a cercare lavoro all'estero in qualsiasi campo. Quest'anno all'evento Eures moltissimi gli italiani in cerca di lavoro in fila. Ma vediamo cosa fa Eures in pratica per aiutare i giovani a cercare lavoro. Allora, qui si può trovare delle informazioni sullo stato del lavoro in questi paesi. Ci sono lavori, sì, che non trovano della gente per... ci sono delle posti che non sono occupati? Ci sono. Ed Eures in questo caso aiuta i datori di lavoro a trovare dipendenti. Sì, per questi posti. Poi c'è anche in tutti i 30 paesi. Poi c'è anche la possibilità di informarsi su che cosa vuol dire lavorare in Danimarca o in Estonia. Ok, quindi diritti, come chi sono i salari, aiuto, eccetera. Sì, salari, protezione sociale, 1.200.000 lavori, posti liberi. 1.200.000? Sì. La gente non sa questo. I lavori disponibili? Neanche in Italia, neanche in Francia. In quanti paesi? 30. 30 paesi, quindi quelli UE più... Più Svizzera, Norvegia, Liechtenstein. Okay. Ok. Sul sito internet ci sono tutta la lista dei posti liberi. Poi la gente può spiegare, può mostrare il suo interesse per un posto. E dopo la ditta riceve il CV, ok? Poi c'è la possibilità di parlare con questa ditta e di avere l'intervista oggi online. E per i prossimi giorni anche? Anche nei prossimi giorni? No, nei prossimi giorni per l'intervista è oggi, però dopo c'è la possibilità per la ditta di avere questo CV e di contattare la persona, no? Per avere un'intervista sulla Skype o in un'altra maniera. Ci sono delle ditte che reclutano tutti i tipi di lavori. Poi ci sono delle ditte che hanno, per esempio, informatico, tecnici, ingegneri. Qui stanno facendo i colloqui praticamente. Sì. Poi Eures Italia. Eures Italia. Poi si vede che c'è della gente interessata a lavorare in Italia naturalmente. Questi sono magari anche stranieri interessati a sapere come si fa a lavorare in Italia. Italiani, poi anche italiani che non hanno trovato un lavoro in Italia, che può provare. E poi anche stranieri che vogliono lavorare in Italia, perché c'è tanta gente che vuole lavorare in Italia. Piacerebbe lavorare in Italia. Però si guadagna poco in Italia? Si guadagna poco in Italia. Davide, ma quanti italiani sono venuti al Job Days oggi? Un centinaio, se non di più. La possibilità di entrare in contatto con il Banco Eures qua Italia li ha spinti anche a viaggiare da lontano. Molti di qua erano già a Bruxelles, ma so di alcune persone che si sono spostate dall'Italia. E che profili di ragazzi sono venuti a chiedere informazioni di lavoro? In particolare persone che hanno a che fare con le politiche internazionali, studio di scienze politiche, persone che già lavorano qua magari o fanno stage in istituzioni e che decidono poi di rimanere a Bruxelles, quindi si vengono a cercare un lavoro per il futuro, o altrimenti persone che sono partite dall'Italia alla ricerca di un lavoro. E ci sono tanti italiani quest'anno, ho sentito un 16%. 16% di italiani. Paesi in crisi, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, hanno un grande numero di cercatori di lavoro.
ma l'Italia si colloca al secondo posto nella lista, diciamo. Il primo qual è? Al primo posto abbiamo gli spagnoli, che sono più mobili, ma un problema grosso sia per gli italiani che per gli spagnoli e anche per i greci è la lingua, mentre i portoghesi hanno meno problemi per quanto riguarda l'inglese. Ok, grazie.